Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Anche oggi siamo sulla raccolta, ormai uno degli ultimi giorni, e ci siamo dovuti fermare perché giorni scorsi ha piovuto tanto, ha piovuto tanto, quindi ci siamo fermati per un giorno per aspettare un attimo che si asciugasse, ma ancora è abbastanza molle il campo. Problema, siamo dovuti per forza tornare a cogliere l'uva, anche se è un po' molle la terra, perché martedì, oggi è lunedì, martedì, domani l'altro rimette pioggia temporale, e quindi ebbene abbiamo deciso di andare di nuovo. Abbiamo smontato un po', ora non so se lo vedete, ma un po' la strada ne abbiamo persa in terra, come vedete. Per ora l'uva ce n'è anche qua in abbondanza, questo qua è solo un filare, sarà io penso sarà 13-14 quintali. Ora siamo già arrivati, faccio manovra e mi accosto per andare a gramolare l'uva. Faccio tutto a marcia indietro perché almeno così non rovino il piazzale, non rovino questo piazzale. Mio fratello. Si continua, siamo a questa vigna qua giù, quella noi si chiama vigna Sottibosco di uva. Adesso vi dico anche che giorno siamo il 5 ottobre. Per adesso l'uva è messa così, abbastanza ancora sana per essere anche 5 ottobre, per quanto è piovuto, come vedete da qualche parte può iniziare qualche chicco un po' di marciume, ma in generale è sanissima per essere 5 ottobre. E anche di grado non è male, infatti scelta giusta aver aspettato, anche col grado. E tra poco finita anche questa, si è contato, ci sarà 11, ora no, ora ci sarà 8, 11 meno 2, 9 filari rimasti da cogliere. Poi ci manca la vigna a mezz'ettaro e si è finito per quest'anno. Siamo tutti di corsa perché martedì ha rimesso pioggia, guardate che grappoli, come sono sanissimi. Questa potrebbe starci ancora un po' di giorni. Niosa ha messo acqua e preferiamo toglierla. Già ora è un po' asciugato il terreno, ma se dovesse ripiovere inizia a assorbire poco. E ora qui ci si vede bene perché è tutto sassi, lo scheletro, c'è tanto sasso in questa vigna, quindi non c'è problema, ma per quelle la sua casa non è il massimo. Poi si smuota l'incantina, si smuota tutto, quindi preferiamo di toglierlo. Questo vino si va a 100, un canale e basta, poi è pieno. Che fo? Chiudo e lo risento? Fuori? Che fo? Come avete sentito, c'è rimasto due tini, anche quest'altro è stato riempito e siamo a fine. Ci abbiamo una capacità rimasta di 200 quintali. Poi se no bisogna svinare ed aspettare.
tensione a quest'altro filare e si va a scaricare. Per mettere gasolio, perché bisogna rimettere il gasolio. E ora vado a scaricare. Ciao! Si sta continuando la pandemia. L'ultimo filare, questo qua. Ho l'onore io di cogliere l'ultimo filare. Mi dispiace un po' per il casino. Quest'anno la vendicatrice io l'ho mandato un po' all'inizio per cogliere il Merlot e ora questi ultimi due filari. Come vedete, vendicatrice dell'alba, tutta meccanica perché ha ancora il giunto, si comanda tutto tramite questa pulsantiera. Questo filtraggio, queste per alzare, queste le tazze, questa la motrice della macchina. Vado in terza corsa a 1800 giri. La macchina è stata finita.
Vedete, abbiamo cambiato tutte le tazzine nuove, che sono queste qua bianche. Perché queste vecchie si rompono a diritto e ci hanno fatto fare un casino quest'anno. Ora bisogna lavarla tutta e poi è pronta per essere messa a posto per il prossimo anno. Bisogna cambiare anche delle cinghie perché si sono un po' finite, sono state un po' mangiate. Si può partire. Andiamo piano perché sennò si perde l'uva. E anche per quest'anno ci si è fatta finire la macchina. Ora ci manca 4 pigoline corte corte a fare a mano e poi abbiamo finito completamente la vendemmia 2024. Il giorno che abbiamo finito, ora ve lo dico con confusione perché non ve lo ricordo, è il, oggi è domenica 06 di ottobre. Abbiamo iniziato, ormai un po' di tempo fa, perché abbiamo iniziato, poi abbiamo smesso, passato un po' di tempo e andiamo piano perché perdi il mosto da dietro. Oh, yeah. Perdo il mosto, si è caricato un po' troppo. Come vedete laggiù in fondo c'è il mosto qua. Per andare via. Questo sarà sì, 24 quintali, 20 quintali. Secondo me, più di 20 quintali. Andiamo piano perché sennò si fa un lago. Mi porta a casa e si scarica. Faccio dei mentre si scarica, va bene? Io ricordo sempre di iscrivervi e di lasciare like. Che mi fa tanto piacere. E anche se da tanto ora non pubblicavo, ma eravamo in preparazione della vendemmia, quindi poi abbiamo avuto problemi per un mese con l'internet che tuttora l'abbiamo, però capiteci. A dopo. Quasi arrivato. Un po' di mosto l'ho perso per la strada, però è che ci posso fare. Ho perso un po' di mosto per la strada anche. E a te? Sai quando una fatica a passare? Eh? Una fatica a passare. Non do a passare. Di sotto. Ma vediamo se ho preso. Dai, apriamo. Eh? Mi ha preso il nonno. Che? Mi ha preso il nonno. Sì, ti ho preso. Lino. Dove hai visto tutto il mosso là per la strada? L'ha perso io, come mai? C'era troppo pieno! Un po'. Perdiamo anche al tettino. Si vede? No, Questo è boh. Tutti gli altri tutti pieni. E questi sono quelli che abbiamo sminato gli altri giorni, questi due da 100, come dicevo. Perché sennò in cantina non c'entrava tutta l'uva.